Poi questo te lo do a te, eh? Allora noi ci mettiamo sotto a te questo. Hai fatto? Mettiamoci all'ombra, dai. Questa è la nobile squadriglia, sai? Capito? Combattenti. Andiamo. No? Sì, andiamo all'ombra. Andiamo, sì. Allora. Ho detto nobile, la gloriosa squadriglia. Andiamo. Allora, ho fatto vedere prima questa immagine, sì, perché qui ci sono i dati salienti di chi è la Corte dei Conti. Allora, leggiamolo per conto degli amici. Regio decreto 12 luglio 1934 numero 1214, che recepisce addirittura l'istituto fondante del signor Camillo Benso Conte di Cavour, che sta acquistato a sta all'ingresso principale. Allora, che cosa dice il Regio decreto? Il Regio decreto dice: titolo 2, attribuzione della Corte dei Conti, capo 1, attribuzioni in generale. Quindi tutti omissis, e poi fa riscontro dei decreti presidenziali, e poi ancora fa riscontro delle spese dello Stato, poi omissis, fa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato, e questo vale anche per la moneta, anche la moneta è una merce, esattamente, e sulle altre gestioni patrimoniali indicate dalle leggi, quindi anche il demanio e tutto il resto, il patrimonio dello Stato, eccetera. Poi ancora, parifica il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento. Omissi. Giudica sulle responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici funzionari retribuiti dallo Stato nell'esercizio delle loro funzioni. Quindi ci mettiamo tutti i loro signori. Quindi ci mettiamo anche i parlamentari, anche il Presidente della Repubblica e tutti a scendere da lui. E poi ancora ulteriore, ancora, giudica sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di responsabilità, giusta le disposizioni delle leggi speciali. Omissis, fa le sue proposte e dà parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge, quindi già prima dell'emanazione della legge interviene, e non come ci ha detto, sì, il funzionario, sì, ex post, no? Certamente. E poi omissi, è l'ultima, la cosa più importante, che dice: giudica sulle responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici funzionari attribuiti dallo Stato nell'esercizio delle sue funzioni. All'erario e ai cittadini, perché l'erario coincide con i cittadini. Esatto. Non è una cosa a sé. L'erario è l'insieme dei beni dei cittadini. Esattamente. Tutto ciò che concerne lo Stato. Allora, che cosa diciamo noi? Abbiamo qui depositato oggi la summa, l'estratto di tantissime denunce che abbiamo fatto, in cui era inclusa e interclusa anche la responsabilità della Corte dei Conti, e noi avevamo messo in epigrafe fra gli autori dei reati anche la Corte dei Conti, ovviamente. Certamente. Perché? Perché la Corte dei Conti è lampante nella sua assoluta assenza in tutte queste cose che abbiamo letto. È naturale. Cioè, in tutti gli 11 casi, qui ne abbiamo presentati 7 oggi, ma ce ne abbiamo altre 4 che non ho presentato per pura mancanza di carta da scrivere, per quanta roba è, ma la presenteremo prima o poi, non è detto, non sappiamo quanto, ma insomma. E quindi che cosa dice? Facciamo il riassunto, i titoli delle 7 denunce. Una di queste è quella del 2010, del 21, che noi abbiamo già presentato ai carabinieri, alla magistratura ordinaria, alla procura della Repubblica, eccetera. Allora, che cosa dice? Che nella situazione attuale si è venuta a creare una disparità di trattamento fra cittadini, che l'articolo 3 è assolutamente incostituzionale. E cioè, che cosa dice? E l'articolo 3 e l'articolo 25, perché praticamente ogni cittadino ha diritto di essere giudicato in tribunali italiani secondo leggi italiane. E invece che cosa è successo? Che con l'avvento del nuovo TUB dell'85 e poi successivamente anche del decreto legislativo 130 del 99, questi diritti sanciti dal codice civile e dalla Costituzione in pratica sono stati completamente annullati,
in favore delle banche che possono citarti in giudizio anche all'estero secondo leggi straniere, a Shanghai come a Bangkok come negli Stati Uniti. È il culo soprattutto delle mamme, dei direttori generali degli amministratori delegati di questa organizzazione che sono, questa è una. L'altra, che sono le banche. L'altra, diciamo una delle altre sette, che praticamente attraverso i vari sistemi di finanziamento l'anno scorso, due anni fa, il buon Monti diciamo, attraverso anche la legge di credito legislativo che abbiamo citato prima, il 133 del 99, permette che i contadini con le aziende disastrate vadano in fallimento sotto le ingiunzioni da parte delle banche, però le banche in fallimento non solo non vanno in fallimento ma vengono corroborate con denaro pubblico. Denaro pubblico che lo Stato presta a interesse praticamente quasi zero. Se non anche invertito. No, diciamo 0,70%, 1% più o meno per dare l'idea. Però questo denaro che dovrebbe essere utilizzato per andare a sostenere la piccola e media impresa da parte delle banche, le banche invece le utilizzano per comprare i buoni del tesoro su cui guadagnano circa il 1000%. Sì. E questa è un'altra cosa. L'altra cosa abbiamo fatto l'8 settembre del 2011, e cioè abbiamo denunciato, ma non a caso abbiamo scelto l'8 settembre, ricorre spesso nelle nostre denunce, perché abbiamo detto a tutti chi sono i veri evasori, e cioè i grandi evasori italiani primariamente sono le banche che orientativamente, come anche ha detto oramai più volte Marco Della Luna e anche Marco Sabba e tantissimi altri, mediamente ogni anno evadono dai 700 ai 1000 miliardi eludono 1000 miliardi, mille miliardi di utili che poi diciamo si potrebbero rappresentare intorno ai 300-400 miliardi di mancati introiti da parte dello Stato. E questa è un'altra molto semplice, non è che ci vuole molto. Un'altra ancora è che nel corso degli anni, abbiamo fatto più denunce su questo fatto, nel Ministero delle Finanze, all'Ufficio delle Entrate in particolare, sono stati inseriti, come in tutti i gangli nervosi sensibili dello Stato, personaggi molto dediti, molto dediti alla mafia. E molto alle mafie, anche perché vedo, non riconosciuti e come tali liberi di fare quello che cazzo ritengono opportuno, interesse. No, liberi taglieggiando i cittadini. Liberi di indulgere all'ordine del mandante, sì, cioè della mafia internazionale. Sì. Perché, per esempio, tutte le cosiddette privatizzazioni e liberalizzazioni con una classe dirigente onesta, ligia alle leggi e ligia al giuramento nei confronti della Costituzione dello Stato della Nazione, avrebbero dovuto fare gli interessi della Nazione, prima fra tutti la Corte dei Conti, la quale Corte dei Conti non solo non ha fatto un cazzo, ma ha addirittura agevolato nella sua totale assenza la modalità delinquenziale da parte di questi qua che hanno svenduto il patrimonio dello Stato che per concetto e per definizione è incedibile, inalienabile. Chiaro, e questa è un'altra cosa. Anche questa successiva è analoga perché parla ovviamente della svendita del demanio, svendita del patrimonio dello Stato, degli enti previdenziali, ad esempio anche questo palazzo che una volta era dello Stato molto probabilmente è stato venduto e adesso molto probabilmente è stato svenduto, regalato ovviamente, ma adesso la Corte dei Conti ci paga l'affitto, sì, cioè è una cosa folle, semplicemente folle, cioè chi cazzo gli è venuto a mettere una cosa, ha fatto tutta questa roba qua, anche l'ENI, ricordiamocelo per i nostri amici. Poi, ancora, andiamo avanti, questo è noto a tutti, perché questi documenti qua sono documenti ufficiali, non è certo che ce li siamo andati a cercare nei cavù. Noto a quelli che avrebbero dovuto saperlo,
perché la gran massa, la gran massa degli italiani sono solo dei coglioni. Certo, ma santo Dio, un ministro delle finanze queste cose dovrebbe sapere, no? O la Corte dei Conti. Allora, qui c'è scritto Banca IMI S.P.A., Barclays Bank PLC, PNP Paribas, Citigroup Global Markets, Commerce Bank, Credit Agricole, Credit Suisse Secure, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSB France, Ing Bank, JP Morgan Securities, Merrill Lynch, Monte dei Paschi Siena, Morgan Stanley, eccetera, Nomura International, Royal Bank of Scotland, Societe Generale Bank, eccetera, eccetera. Sono tutte banche straniere ad eccezione del Monte dei Paschi Siena. Una congrega di usurai di cui allora, la più straniera di tutti è il Monte dei Paschi di Siena. Certamente, di italiano c'ha solo il nome. È sempre gestita dai comunisti. Esattamente. Che sono strani al popolo italiano. E allora, questa cosa qui, insomma, per dire che il nocciolo della inconfutabile truffa accettata passivamente dagli organi di controllo, quale la Corte dei Conti e dai vari parlamenti sostituiti negli ultimi anni, e passa, è tutto qui. E quindi attendiamo che qualcuno ci spieghi perché mai uno Stato, che è l'organo primario potestativo, cede a una sua sovrana prerogativa, quale quella dell'emissione monetaria, che autonomamente potrebbe realizzare a costo praticamente nullo, e invece si suicida e si mette alla mercé dei poteri forti della finanza straniera che gli prestano alla modica cifra di circa 100 miliardi l'anno i soldi che potrebbe mettere per cavoli suoi. Esattamente. Con buoni del tesoro, che seppure sono cartacei, poi si trasformano in terreni, beni demaniali, palazzi, castelli, imprese pubbliche che lo Stato va sostanzialmente regalando per far finta di uscire dal debito pubblico. Ecco, eccetera, eccetera, eccetera. Lascio qui perché sarebbe ancora lungo, sì, perché ci sono. Concludiamo dicendo che da Stato di diritto siamo passati ad uno Stato mafioso clericale. Ma ti raccontavo ieri di quel senatore che io conosco, che è un mafioso noto, certo. Noto mafioso, ma proprio rappresentante della mafia, certo. Calabrese, quindi non è che parliamo che, per sentito dire, lo sappiamo da anni, da decenni. Masso mafia la chiamiamo. E questa gente qui, tranquillamente, è in Senato. Certamente. Un onorevole. Un figlio di puttana che più figlio di puttana io non mi sa in vita mia, non ho mai conosciuto uno più figlio di puttana di lui. Esattamente. Drogato, puttaniere, evasore fiscale, cioè di tutto, di più, e questo sta lì in Senato, tranquillo, e mangia e beve a sbaffo dei cittadini italiani. Oltretutto, coi soldi no. Che altro vogliamo aggiungere? Vabbè.